che attraverso la difesa più celeste e libera. È un'altra cosa. Io penso che la differenza tra il Lecco e le altre squadre sia tutta lì, nel subire puntualmente un gol dopo forse il primo tiro in porta, dopo un tiro e mezzo, non lo so come chiamarlo. Questa è la differenza. Se sono stupido, e allora cerco alibi, ma se dico che oggi il Lecco ha tenuto 80 minuti la palla tra i piedi, sia il primo che il secondo tempo, nonostante in 10, non bestemmio. Che il Lecco abbia creato 3-4 occasioni da gol nitide, mi sembra evidente anche quello che dico. Il problema è che questa squadra puntualmente prende gol, e questo è un grosso problema. L'obiettivo nostro era e rimane quello di tenere il più possibile l'equilibrio della partita. L'equilibrio significa non subire gol, significa potersela giocare, significa imporre i ritmi come abbiamo cercato di fare oggi, significa costruire la gara per poi poterla vincere. Ma se puntualmente, come capita e come credo sia ormai successo dall'inizio di questo campionato, ogni partita è in salita perché subisci gol, una volta per il portiere, una volta per Tizio, una volta per Caio, una volta per Sempronio, tutto diventa difficile se non impossibile. Quando lo devi fare, in questo momento purtroppo non riusciamo neanche a concretizzare, però che la squadra abbia tenuto il campo, abbia giocato, questo è indubbio. C'è stato il palo di Padoin, c'è stata l'occasione di Rebecchi, c'è stato il pallonetto di Temelin, c'è stata l'altra occasione di Fabbro, la squadra ha cercato di creare occasioni su occasioni. È chiaro che in un momento come questo anche l'ingenuità di Maiese non esiste, no? Lasci la squadra per tutto il secondo tempo in 10. Questa è la differenza. In questo momento la differenza tra il Lecco e le altre squadre è solo legata al passivo che puntualmente non riesce a portare invece una partita in equilibrio che poi puoi sicuramente perdere, ma perlomeno te la giochi con tutti i criteri, e se non miglioriamo questo diventa più difficile. Però se teniamo questa intensità, questa padronanza in mezzo al campo, io sono convinto che ne possiamo venire fuori, anzi garantisco che ne veniamo fuori da questa situazione, perché voglio dire, le vedete le partite, la risposta della sera da sola, o uno o l'altro o l'altra ancora, ma tu a questo campionato e a queste squadre non puoi regalare un solo gol. Uno, perché questo campionato ci dice che quando sei sotto è difficile che possa trovare di fronte una squadra che continua a giocare a viso aperto. Ma sono bravi a chiudersi, bravi a non farti più giocare, bravi a ottimizzare tutto quello che hanno fatto in quel momento. E la differenza sta lì. Tra noi e le altre squadre in questo momento la differenza sta lì. Mi collego a quello che ha detto il mister, comunque Temelin è arrivato a tu per tu col portiere. Nicola ha preso comunque il palo da fuori area. Sì, sono situazioni che proprio abbiamo avuto svariati calci d'angoli e non ci abbiamo mai fatto di creare un'occasione. Onestamente mi viene anche difficile trovare le parole per questa situazione che mi sembra veramente incredibile, perché per come eravamo partiti, per come stiamo lavorando in settimana, sicuramente stiamo facendo il massimo per arrivare alla domenica e finalmente ottenere una vittoria, invece arriviamo qua e al primo tiro, comunque all'inizio, prendiamo subito gol, poi prendiamo il secondo e cerchiamo sempre dobbiamo sempre rincorrere, diventa difficile poi fare un campionato così. Poi secondo tempo in 10, sì, l'ingenuità di Domenico, però beh, quello è dovuto probabilmente all'inesperienza.
Noi l'unica cosa che posso dire è che ci stiamo veramente mettendo tutto per cercare di tirar fuori queste, da questa situazione. Non sarà facile, però sono convinto come il mister che prima o poi ci tireremo fuori, perché i valori penso ci siano, è solo questione secondo me di sbloccarci o di riuscire a fare un risultato positivo, una vittoria. No, male. Male, perché quando perdi è male, a prescindere da tutto. Quindi non sono soddisfatto. E ci sono tante cose positive, il risultato è negativo, a calcio non si vince ai punti ma coi gol, e quindi continuiamo a lavorare ed allenarci per migliorare, perché ripeto, ci sono state buonissime cose. Ora vabbè, a caldo poi c'è il rammarico, ma mercoledì c'è già un'altra partita e quindi dobbiamo essere bravi a ripartire, a giocare subito dopo, sia dopo una sconfitta che dopo una vittoria, perché dopo una vittoria comunque hai l'esaltazione dei tre punti che ti può aiutare, dopo una sconfitta invece deve essere imperativo reagire, quindi e poi giocare fa sempre bene, nel senso che soprattutto dopo una sconfitta magari pensi, invece c'è da, ripeto, da lavorare sul campo, come comunque io sono qua da una settimana, abbiamo fatto questa settimana. E poi i risultati secondo me arriveranno, perché è inevitabile. Ripeto, oggi abbiamo fatto delle buonissime cose, un buon ritmo. Se continuiamo a lavorare su questo ritmo con le sicurezze, come ho detto venerdì, mi sembra che ora ci mancano, sia in fase difensiva che in fase di attacco, dobbiamo appunto ritrovarle, però c'è da ritrovarle più presto. Lecco, il campo in Lecco oggi l'ha tenuto bene, benissimo direi, mi permetto di dire benissimo, è da qui che dobbiamo ripartire, però se in avanti, e non parlo di attacco perché io parlo sempre di tutta la squadra, perché in avanti non fanno solo gli attaccanti ma devono riuscire a farlo tutti, non abbiamo fatto gol, e dietro ne abbiamo presi due pur giocando una buona partita, un buon possesso, un buon ritmo, vuol dire che dobbiamo lavorare su determinate cose,